Un saluto guardiani, bentornati su Video Games Land, il bello dei videogiochi. Oggi faremo un video veramente interessante e ricco, ricchissimo di contenuti. Sì, perché come ovviamente immagino già sappiate tutti, ormai c'è una data ufficiale per la nuova espansione di Destiny, il Casato dei Lupi, 19 maggio. Quindi abbiamo una data per il prossimo DLC, abbiamo delle informazioni frammentarie per il momento sul fatto che non ci sarà un raid effettivo a quanto pare, ma ci sarà una modalità orda, su nuovi contenuti che ci verranno rivelati a delle date stabilite che sono disponibili sul sito ufficiale di Bungie. Comunque, bene o male, queste informazioni sono a disposizione di tutti. Oltre ad avere quindi una data per il nuovo DLC, abbiamo anche ricevuto in questi giorni, anzi ieri precisamente, la nuova patch 1.1.2, dove con ben 6 giga di contenuti ci ha portato delle modifiche molto molto importanti e rilevantissime, oltre a sicuramente aver portato già i primi dati per la nuova espansione. Infatti, però magari ne parleremo in un altro video, c'è chi è riuscito a decifrare, a sovraccaricare questi dati e per capire di cosa a cosa andremo incontro, quindi le nuove modalità e alcune degli equipaggiamenti. Bene, quindi 19 maggio, espansione, patch 1.1.2, andiamo a vedere nello specifico, perché si tratta di una patch veramente pesante e come dicevo prima ricca di contenuti. Vediamo cosa c'è. Ci troviamo, come vedete, giù nel baretto, io lo chiamo così, e una delle cose più carine inserite, un easter egg qui, dove a quanto pare non c'era nulla da fare, dove si mette Xur ogni tanto là con la sua bella faccia, abbiamo un jukebox. Attenzione. Bungie ci ha messo del suo e va bene anche questo, perché ci sta un po' di comicità anche. Bungie è famosa per non prendersi sempre sul serio. Comunque, qui giù in questa zona potrete andare a provare anche voi il jukebox della torre. Un'altra importantissima, straordinaria, eccezionale, fantastica modifica riguarda, sì, l'avete già capito, quello che abbiamo davanti agli occhi. Esatto, proprio, no, non il criptarca, ma la palla del criptarca. Esatto, perché come potete vedere la palla della torre adesso si illumina quando la colpite e cambia colore anche a seconda dell'ora del giorno. Eccezionale cosa implementata da Bungie. Va bene, dai, a parte gli scherzi, andiamo avanti, iniziamo a vedere le cose importanti. La prima, quella che io ritengo più importante, è questa, il deposito. Il deposito infatti non è più piccolo come prima, ma sono aumentate a 24 slot per le armature e per il generale, cioè praticamente sono 4 e 4 in più per ogni categoria, e 36 slot per le armi, che sono abbastanza e non sono sufficienti, ma non abbastanza. E purtroppo questo, l'abbiamo già detto, è legato ai limiti delle console della vecchia generazione PS3, Xbox 360. E infatti questa operazione di confronto con l'arma equipaggiata, con l'articolo equipaggiato e quello in deposito, è stato detratto nelle console di vecchia generazione in favore di il deposito di queste dimensioni qua. Per il momento rimane di queste dimensioni. Un'altra cosa
molto interessante è la funzione di blocco. La funzione di blocco sia in deposito che nel menu di ogni personaggio che avete, c'è la possibilità tramite la pressione dello stick analogico destro, quindi R3 nel caso di PlayStation 4 o PlayStation 3. Come vedete, in alto a destra in questo momento c'è un lucchetto, in basso a destra c'è sblocca. Premendo R3 si sblocca, quindi avete la possibilità di smontarlo tenendo premuto. A quanto pare, io ho sentito che è capitato anche, c'è chi ha smontato armi per sbaglio, e quindi tramite questo exploit non è possibile più smontare le armi. Quindi ragazzi, bloccatevele tutte e mettetevi il cuore in pace. Non rischierete più di smontare equipaggiamento che non volete smontare. Un'altra delle funzioni, continuiamo con le funzioni che sono state inserite molto importanti, comandi visuale, scusate, accessibilità, sono state inserite le modalità per i daltonici. Una modalità molto importante per chi appunto soffre di questo problema e che non è supportata da tutti i giochi, quindi ammirevole, brava Bungie. Andiamo avanti e vediamo questo, la possibilità di poter utilizzare o meno il casco nei spazi social. Quindi rimuovi o indossa. Indossa, come potrete vedere, adesso il mio cacciatore magicamente, esatto, metterà l'elmo. Quindi potrete sfoggiare i vostri elmi. È una funzione magari non fondamentale, però può essere utile perché giustamente è l'unico pezzo di equipaggiamento, il casco, che non veniva mostrato negli spazi social. E ovviamente questo non vale da giocatore a giocatore, da personaggio a personaggio. Se lo abilitate, vale per tutti i personaggi che avete. Se lo rimuovete, vale per tutti i personaggi. Non potete farlo, a discriminazione, insomma, a discrezione vostra. Ok, un'altra, feature molto importante è la possibilità di regolare i volumi di gioco, volume chat e volume gioco, e la possibilità di togliere la musica. Questa, nonostante sia molto bella, potrete usarla per mettere la vostra musica che preferite, per esempio con Spotify, da poco inserito sulla Play 4. E queste due caselle qua invece, sono utili per i volumi di gioco, perché andando a ridurre un po' il volume di gioco, per esempio, in registrazione o in live, il volume della voce del microfono spesso viene sovrastato da quello del gioco. In questa maniera potete andare ad intervenire, giocare, fare e mettere un po' quello che più vi pare. Altri importanti aggiornamenti, sono stati aggiunti nelle varie modalità di gioco, come per esempio, una dimensione aumentata delle piramidine bonus che venivano droppate dai nemici come ricompensa. Negli assalti, gli assalti che non venivano più fatti ma saltati, per esempio Valus Tower, che la vita è stata ridotta del 33%, gli scudi degli scoiattori psionici sono stati resi meno intensi e sono ridotti i numeri dei maggiori nelle varie boss fight. Risolti anche tutti i bug dei boss nella volta di vetro Atheon, ad esempio, di portali e compagnia bella. Anche sulla fine di Crota, quindi la spada che non droppava, la spada che scompariva, Crota che colpiva prima di essere in piedi, è stato sistemato. E adesso anche nel crogiolo sono stati fatti dei cambiamenti importanti sulle casse delle munizioni, che ora sono visibili a tutti i giocatori in anticipo. I guardiani non potranno più droppare le munizioni, quando muoiono, trovandole in giro, perché scompariranno. Tempo di respawn delle casse è stato aumentato. La quantità di munizioni speciali raccolte dalle casse è diminuito, e il raggio di drop delle munizioni è stato aumentato da 20 a 100 metri, quindi parecchio. Sintesi speciali pesanti, adesso vengono appunto despawnate dopo la morte del guardiano, quindi importanti aggiornamenti anche nel PvP.
Bene, detto questo, io vi invito eventualmente a visitare i siti per la patch note completa, queste erano quelle principali, come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video e buona fortuna nei drop di nuovo. Destiny si sta aggiornando e ci vedremo al casato dei lupi. Ciao guardiani!